Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Cullà. Ripresa la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno di campionato che sarà domenica 21 ottobre contro l'Udinese allo Stadio Friuli. Il tour de force degli ultimi 20 giorni ha acceso la spia della riserva, ecco perché in un momento come questo diviene fondamentale la sosta che permetterà alla squadra rosanero di fare il pieno. Gli uomini di Colantuono proseguiranno la preparazione fino a sabato, poi due giorni di riposo e nuovamente in campo a inizio della prossima settimana per intensificare gli allenamenti in vista di Udine. Confermata la diagnosi per l'attaccante del Palermo Fabrizio Micoli, il giocatore infortunatosi nel riscaldamento della gara tra Palermo e Mladá Boleslav ha riportato una distrazione muscolare al gemello mediale del polpaccio destro. Micoli dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Colantuono per la partita con l'Inter in programma il 28 ottobre. Lavoro differenziato per il difensore Leandro Rinaldo che ha rimediato un'infiammazione al tendine d'Achille. Il giocatore nei prossimi giorni lavorerà solamente in palestra. Le sue condizioni verranno valutate ulteriormente a fine settimana, ma non rischia il forfè per la gara di Udine. Procede in maniera positiva invece il recupero di Franco Brienza, che sarà a disposizione di Colantuono a partire dalla prossima settimana. Alla ripresa degli allenamenti assenti due nazionali, Andrea Barzagli e Bosco Jankovic, rispettivamente impegnati con l'Italia e con la Serbia nelle gare valevoli per le qualificazioni ai prossimi europei. I due rosanero si riaggregheranno ai compagni rosanero nella giornata di giovedì prossimo. Anche il difensore Cristian Zaccardo si unisce al coro dei suoi compagni, ovvero che il bilancio di questo avvio di stagione è decisamente positivo. Il rammarico è l'uscita dalla Coppa, dove nessuno pensava di venire eliminato al primo turno. Per il resto, i punti in campionato, la classifica è buona, hai incontrato due squadre come Roma e Milan, hai vinto col Milan, quindi una vittoria, diciamo, sulla carta quasi inaspettata, e magari non hai vinto con la regina in casa, seppur abbiamo dimostrato un buon gioco. Ripresa degli allenamenti anche per l'Udinese, prossimi avversari in campionato della Palermo. Il tecnico bianconero Pasquale Marino recupera Sichiera, Sivok e Pinzi sabato pomeriggio amichevole contro una formazione dilettante slovena. Dopo il pareggio beffa all'esordio con l'Avellino, la primavera del Palermo tornerà in campo sabato pomeriggio per affrontare in trasferta i Parietà del Catania. Il match tra la formazione di Galfano e quella rossoblu avrà inizio alle ore 14:30. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.